Sapete perché stavo leggendo il giornale? Perché cercavo una notizia che voi infamoni non mi avete dato in questi giorni. Io non posso essere libero di prendermi 3 giorni di vacanza, poi vi spiego anche il perché, che voi mi nascondete le cose. Io ho capito che voi siete un po' frustrati dal fatto che magari vi hanno ucciso la vostra divinità in questi giorni, che ne so, vostra moglie non ha messo abbastanza ricotta nella pastiera, oppure che ne so, l'uovo sul casatiello è uscito male, nell'uovo di Pasqua non c'è quello che cercavate, ma magari qualche oggetto fallico che non vi è di nessuna utilità, forse. Ma era il caso di nascondermi una notizia del genere, secondo voi? Io non pensavo che a distanza di pochi mesi io riuscivo a infamizzarvi a questi livelli. Voi mi avete nascosto la vittoria di un mondiale. Noi abbiamo vinto i mondiali e io non me ne sono accorto, ma voi non me l'avete detto. Ma può essere che io sono 2 o 3 giorni che mi giro attorno e vedo solo campioni del mondo, fenomeni del mondo. Ma dove siete usciti dall'uovo di Pasqua? Scherzi a parte, perché qui non si scherza, facciamo un po' il punto della situazione. Intanto ringrazio tutti quelli tra voi che in questi giorni hanno scritto un po' preoccupati, tra virgolette, della mia assenza momentanea. Ci tenevo quindi a fare un attimino il punto della situazione prima di ripartire. E in questo punto della situazione daremo risposta un po' a tutti quei campioni del mondo, quei fenomeni da baraccone che in questi giorni hanno avanzato un po' di ipotesi, strani complotti, vabbè. Vabbè, prima di tutto, Vox Populi non è una persona, Vox Populi è un ideale, è un concetto, è la voce del popolo. E non essendo una persona, Vox Populi non sarà mai uno youtuber. Vox Populi non monetizza i propri video, il canale Vox Populi non monetizza i propri video, non riceve sponsorizzazioni, non riceve donazioni, non è entrato ad oggi un euro nelle tasche del canale di Vox Populi, né tantomeno nella persona che rappresenta in questo momento Vox Populi. Sì, perché Vox Populi nessuno vieta che da qui a qualche tempo possa essere rappresentato da chiunque di voi voglia rappresentare Vox Populi. E appunto perché Vox Populi non gestisce il proprio canale, non gestisce la voce del popolo per una questione economica, Vox Populi, come voi, è un canale e una persona libera. Libera da vincoli economici, Vox Populi non lavora su commissione, a parte che io non lavoro in questo settore, mai lavorerò in questo settore, e anzi, un po' denigro chi definisce il lavoro di youtuber un vero e proprio lavoro. Quindi, non essendo un lavoro il portare liberamente le proprie idee sulla rete, Vox Populi agisce in modo libero, non agisce su commissione, non agisce su indicazioni vincolate, chissà da quale stratagemma o motocarbonaro voi immaginate ci sia sotto. Vox Populi semplicemente si fonda le proprie radici sulla vostra infamia. Vox Populi siete voi, sono le tantissime segnalazioni che in questi giorni mi sono arrivate. È la vostra voce che mi consiglia di dare un parere personale su quelle che sono le vostre titubanze. Quindi in realtà Vox Populi come persona e come canale rispecchia un po' eticamente e etipologicamente quella che è il significato per il quale è nato in realtà. Ora, che tra voi ci sono dei campioni del mondo, questo è fuori discussione. Che tra voi c'è qualche fenomeno da circo, senza nulla togliere agli artisti del Cirque du Soleil o simili, neanche questo è fuori discussione. Ma la mia perplessità sorge quando, ed è successo qualche giorno fa, magari qualcuno di voi già lo ha saputo, direttamente o indirettamente, perché me l'avete scritto anche sotto i commenti, ad un certo punto una mente brillante o magari delle menti brillanti, una mente brillante che magari ha sentito quel vago lezzo di perdita di iscritti, qualche vago lezzo di mette in dubbio il mio operato, quasi quasi, sapete cosa faccio adesso? Adesso prendo il telefono e lo minaccio. Tu sei un campione, tu devi alzare la coppa, tu devi stare a fianco a Cannavaro quando ti sparano i coriandoli addosso, tu sei la mascotte dei prossimi campionati del mondo, sei un genio, però c'è un piccolissimo problema, ma proprio piccolo. Il problema piccolo è questo, che mentre Vox Populi opera in
legalità e in democrazia, quindi nel rispetto di ogni normativa legale, dice semplicemente il proprio parere. Tu o voi che avete fatto questo, considerato il fatto che non viviamo nel tardo 1500, inizio 1600, probabilmente potrebbe leggermente andare contro la legge il minacciare telefonicamente una persona o delle persone sensibili. Ma la cosa bella nasce quando all'interno delle minacce di questo campione del mondo o di questo gruppo, di questa squadra di campioni del mondo, quando all'interno della telefonata, nella quale è stato esplicitamente detto se tu o il tuo caro Vox Populi, che può essere figlio, nipote, cugino, moglie, marito, chiunque, non termina di liberamente dare voce al popolo, quindi dire la sua e dire quello che il popolo pensa, semplicemente noi agiremo per vie legali. E allora mi è sorta una domanda, ma per quale motivo, cioè con quale movente eventualmente si può agire per vie legali contro qualcuno che dice la propria in un paese democratico e lo fa in pieno rispetto della legge? Qua c'è la perla, qua c'è la perla, qua c'è la creme della creme. Secondo la persona o il gruppo che ci ha contattato, con le mie libere idee, con il mio modus operandi, io istigherei dei minori, nello specifico nel figlio minore della persona che ci ha contattato, istigherei questo ragazzino alla violenza. Ora, per citare un pilastro, è pigliola sta violenza! Marché, pigliola sta violenza! Facciamo un passo indietro. Quindi, minori, persone sensibili, persone che hanno un istinto difficilmente controllabile rispetto ai propri impulsi, sarebbero motivati dalle mie azioni, dal mio modus operandi ad essere violenti. Quindi, premettendo che dovrebbe chiudere l'80% di trasmissioni radiofoniche e televisive che dicono la propria con un po' di satira, io mi pongo una domanda. Ma è più dannoso un canale che mette alla luce, tira fuori la melma che c'è sotto l'operato di diversi e tanti gruppi, perché vi assicuro in questi due giorni voi mi avete riempito di segnalazioni che io ho un bagaglio di materiale che sto a posto per 5 anni secondo me. Quindi mette più in pericolo una persona, un soggetto sensibile quale un minore, l'operato di un canale che dice la propria liberamente nel rispetto della legge, oppure dei gruppi di persone con il loro operato lasciano intendere a soggetti sensibili come appunto i minori che basta andare con un cellulare e un'applicazione all'interno di una qualsiasi casa abbandonata di notte, perché di notte si sa ci sono più fantasmi, i fantasmi rispondono meglio di notte, basta andare in una casa abbandonata con un cellulare e un'applicazione e passare una notte fuori in un luogo pericoloso, abbandonato, per venire a contatto con 50-60 demoni, divinità, cantanti morti. Ma aumentare l'hype, aumentare l'adrenalina in un minore che magari non riesce a controllare i propri istinti, illudendolo che basta compiere questa azione molto pericolosa per vivere un brivido notturno all'insegna di caccia ai fantasmi, non è più pericoloso questo? Quindi non è più pericoloso quello che fanno questi gruppi alle menti di persone sensibili, invitandole indirettamente ad emulare i propri gesti e quindi mettendole in pericolo legale, fisico e sociale, rispetto a quello che fa un canale come il nostro, perché non è il mio canale, è il nostro canale, che semplicemente dice la propria e condanna questo tipo di operato realmente pericoloso? Qualcosa non mi torna. O meglio, qualcosa forse mi torna, perché sapete com'è? Magari se noi mettiamo troppo in luce dei falsi operati, magari le visualizzazioni calano, magari per chi monetizza i soldi si abbassano, magari la gente va via, magari la gente ci inizia a credere di meno e smette di essere vegetale. Sì, sapete perché? Perché secondo me la differenza sostanziale, principe, oltre alle altre, tra l'essere umano e l'animale o il vegetale, è il libero pensiero e avere la possibilità di avere sempre, comunque, costantemente, nel rispetto della legge, un libero pensiero e una possibilità d'espressione delle proprie idee o delle idee di una comunità che vorrebbe dire la propria. Ora, ribadendo il concetto che Vox Populi non è un canale di youtuber, e questo lo dico per una persona che, fidatevi, tra voi siete infami, ma questa persona
Oxpopoli non è uno youtuber, non è un canale di youtuber, non monetizza i video, non stampa le magliette col logo. Premettendo che Oxpopoli non è un canale di youtuber, non è uno youtuber, dobbiamo prendere un attimo coscienza che forse come comunità di infamili, di famiglia di infami, stiamo iniziando a dar fastidio a qualcuno. Ma la serenità dove nasce? La serenità nasce dal fatto che finché noi operiamo, come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo, all'interno della normativa legale e del rispetto verso tutti, non so fino a che punto la rabbia di qualcuno che si sente chiamato in causa e organizza in modo carbonara, Giovine Italia, ci possa fare realmente qualcosa in realtà. Anzi, appunto per questo io invito il campione del mondo che ha alzato la coppa qualche giorno fa contattandomi e contattando una persona sensibile della mia famiglia. Ma come consiglio personale, evitiamo di fare queste cose, perché sai com'è, il gioco non vale la candela, mentre sul piatto della bilancia, cioè faccio questa azione per intimidirlo, dall'altro ci può essere qualche anno di galera. O ti procuri qualcuno che poi ti porti le arance, oppure magari cerchi di lavorare un po' più nella trasparenza? Non so cosa ti conviene. Fai un po' tu. Detto questo, ovviamente, non è che adesso noi siamo andati dal salumiere e ci siamo messi le fette di mortadella sugli occhi, quindi magari cambiamo registro. No, noi non cambiamo assolutamente. Anzi, noi andiamo avanti ancora più incarogniti. E a dimostrazione che l'intelligenza è il poter cambiare modus operandi, è il poter cambiare idea nella propria vita, Vox Populi probabilmente parlerà non solo di chi sbaglia, di chi inciampa in questo settore, ma potrebbe essere molto costruttivo parlare anche di chi non inciampa in questo settore e magari essere preso in questo piccolo momento storico come esempio di una persona o un gruppo che vuole dedicarsi con passione a questo mondo, a queste pratiche. E magari è giusto non solo dire non prendere esempio da queste persone, ma poter anche dire, a mio parere, queste altre persone possono darci qualche spunto intelligente. E in merito, vi è stato promesso un video dedicato a un amico. Non vi dico quanto sarà infame o quanto sarà poco infame, quante parolacce gli diremo o quanti elogi gli faremo, ma lo conoscete tutti. Il nostro caro, carissimo Christian, che sta preparando anche una sorpresa per voi, e quindi non vi resta che aspettare. Ah, dulcis in fundo, questa ve la dico, non ci saranno più anticipazioni, spoiler o comunicati per le uscite dei prossimi video. E sapete perché? La sorpresa è più bella. Aumenta il cagamiento, come si dice, il cagamiento sotto da chi agisce in modo poco profumato. Detto ciò, se vi è piaciuto il video, voi non lo sapete perché io non riesco, probabilmente non riuscirò mai più a dire questa frase, ma non lo saprete mai perché c'è un dietro le quinte. Comunque, se vi è piaciuto il video, non lo devo dire da youtuber. Se vi è sinceramente piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al nostro canale, condividetelo se vi fa piacere con i vostri amici, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!